Il destino degli uomini nella regione che da circa 8 secoli viene chiamata Abruzzo è stato deciso principalmente dalle montagne. Gli abruzzesi sono rimasti stretti in una comunità di destino assai singolare, caratterizzata da una tenace fedeltà alle loro forme economiche e sociali, anche oltre ogni pratica utilità. Il che sarebbe inesplicabile se non si tenesse conto che il fattore costante della loro esistenza è appunto il più primitivo e stabile degli elementi, la natura. Thank you.
18 di ottobre dell'anno del Signore 1819. Udite, udite, udite. Si rende noto alla popolazione che è permessa nei giorni proibiti la caccia degli orsi, dei lupi e delle volpi. Agli uccisori di lupi si accorderanno i seguenti premi. Per lupo, ducati 5. Per una lupa, ducati 6. Per una lupa gravida, ducati 8. Per un lupicino, ducati 3. Per un lupatello preso nel covile, ducato 1. Questi premi saranno pagati dal cassiere del comune. L'uccisione sarà certificata dal sindaco, il quale farà mozzare, in presenza dell'intendente, le orecchie dell'animale ucciso. Telefono 57 94 44.
no, giù da quell'albero, bambini! Scendete subito! Subito, ho detto! Anche tu, Michele! Questo è un albero molto importante, un albero secolare, il più vecchio di tutte queste nostre foreste. Lo sapete, bambini, quanti anni ha questo vecchio faggio? 1000 anni! Avete idea di cosa significano 1000 anni? 1000 anni sono 10 secoli! Pensate quante mani avranno toccato questa corteccia e quanti segni hanno lasciato, quante cicatrici! Perché, vedete, ogni volta che hanno inciso con una lama queste scritte, lo hanno ferito. Un albero è come un uomo, solo che la vita di un albero può durare più di qualsiasi altra creatura al mondo. Queste rughe, così profonde nella corteccia, che è la sua pelle, sono il segno di tutti i suoi anni. E adesso, bambini, volete che proviamo a misurarlo? Secondo voi, quante braccia ci vorranno per abbracciarlo tutto? Su, datevi la mano. In quanti siete? Contatevi. 7, 8, 10? Ecco, avete visto? Questo albero noi possiamo misurarlo, sapere quanto è largo, quanto è alto. Però nessuno riuscirà mai a sapere tutto quello che questo albero ha potuto vedere e conoscere durante tanti secoli di vita. E ora, provate a immaginare per un momento se questo vecchio faggio potesse parlare e raccontare tutto quello che sa. Pensate, se poggiando il nostro orecchio al tronco, noi potessimo udire la sua voce.